Ciao a tutti amici Music Off, qui Alberto Recchia da Anzio Villadele per la data di Max Gazzè del Tour 2019 on the road. Sono con Enrico Romanelli, fonico di sala, carissimo collega, compagno di mille miliardi di chilometri, di avventure e di suoni. Allora, come dicevo anche prima nella mia auto-intervista, siamo qui con delle console nuove per quest'anno e quindi tra un pochino magari ci dici qualche dritta, qualche piccolo segreto sulla console, ma partiamo dall'inizio. Io vedo da su, di solito arrivo sempre qualche ora prima, ovviamente, poi arrivi tu con comodo e quindi vedo che appena arrivi chiaramente butti il rosa sull'impianto e cominci a fare delle cose. Quali sono queste cose? Allora, intanto buonasera a tutti. Prima di tutto, me lo tieni tu, perfetto. Ok, sei il mio assistente. E niente, vabbè, in realtà le cose che controllo, diciamo, do una verifica generale sul PA, insomma, se ci sono delle cose drammatiche da correggere. In realtà c'è già Michele che mi supporta, quindi diciamo sta a lui fare tutte le verifiche del caso, io faccio solo un controllo, magari ascolto dei dischi di riferimento, vediamo se insomma se tutto torna, altrimenti magari faccio qualche misura, ma più che altro per stare sicuro, per sapere dove posso, perché comunque lavorando sempre con degli impianti diversi ogni sera c'è da capire poi dove si può spingere, dove no, dove bisogna stare attenti e dove no, quindi faccio queste verifiche. Dopodiché, una volta che diciamo che siamo contenti entrambi della risposta con i brani di riferimento, passiamo magari ad analizzarlo tramite il virtual, quindi io ogni sera registro il multitraccia del concerto, facciamo qualche prova con dei brani, anche se poi ovviamente il multitraccia è fedele non in tutto, perché la ripresa microfonica magari potrebbe cambiare, la copertura del palco è più alta, è più bassa, l'impianto è più vicino, più lontano, i musicisti più lontani, più vicini, quindi difficilmente torna. Di sicuro è un buon esercizio, comunque anche per andare a correggere qualche effetto di qua e di là o qualche dinamica, su quello sicuramente possiamo usarlo. Per tante altre cose meno, però diciamo che è un buon supporto. Assolutamente. E allora vedo qui che ce l'hai aperto, possiamo inquadrare. Che cosa usi? Uso Reaper, che è un software di multitraccia, di recording multitraccia. E niente, collegato con una scheda MADI, una Waves MGB. E quindi registro 64 flussi multitraccia a 96 kHz. E basta, tutto qua, non c'è altro da aggiungere su questa cosa qui, insomma. Ok, l'operazione di switchare, come si dice in questo inglesismo così un po' becero, tra virtual e modalità live è complessa, bisogna fare operazioni particolari su questo banco? No, in realtà c'è io ho impostato un tasto funzione dove appunto switcho in un solo tasto, switcho tra la modalità del live e la modalità del multitraccia, quindi switcho il flusso MADI della console in realtà. Ma l'ho fatto con un tasto funzione, altrimenti c'è un tasto all'interno della console, è sempre un tasto, comunque è una sottopagina, un sottomenu, così ce l'abbiamo invece a portata di mano. E soprattutto sul tasto funzione c'è una luce che indica che sei in modalità, lui la chiama rialza al mod, in realtà è una modalità di prova appunto. Certo. Allora qui casualmente siamo sulla pagina delle scene, no? Adesso mi è venuta in mente una domanda così. Utilizzi più scene per un brano oppure una volta caricata la scena poi vai in manuale e fai tutto insomma a sentimento, come si dice? Certo, no, di base c'ho una scena per ogni brano, ma in realtà tengo solo il valore dei fader, i mute e poco altro in realtà, perché tutto il resto che ho appunto che concerne dinamiche e EQ è diciamo in safe fra virgolette, quindi diciamo che non è richiamato tra un brano e l'altro, diciamo che è solo il balance che cambia e i vari mute degli strumenti che non intervengono in quel brano e viceversa appunto.
quindi diciamo che la gestione delle snapshot è solo legata ai fader e ai mute. Ovviamente tutti gli effetti cambiano tra un pezzo e l'altro, i vari riverberi, i delay e basta. Diciamo che a livello di EQ e compressione, comunque dinamica in generale, gate, compressione, rimaniamo sempre sulla stessa. Perfetto, parlavamo di effetti, io da sopra sento insomma che c'è un bel lavoro dietro, soprattutto appunto sugli ambienti, sui delay, cosa che noi sul palco, appunto da maledetti fonici al servizio dei musicisti, facciamo molto meno. Qualcosa di particolare che possiamo dire in merito a questo? Ma in realtà sì, faccio un ampio uso, diciamo, appunto di ambienti e di delay, ma più che altro per ricreare ciò che è stato fatto nei dischi di Max, perché comunque i dischi sono molto appunto contaminati sotto questo punto di vista, e quindi per ricreare quel tipo di sound ho dedicato tanto tempo, insomma, su quelle, per seguire quella linea, insomma, sì. Qualcosa l'ho aggiunto a mio gusto, ma diciamo che il 70% di ciò che faccio è solo un'ispirazione del disco, in realtà, tutto arriva tutto da lì. Sempre modesto il nostro Enrico. Senti, invece una cosa ti volevo chiedere, un qualcosa che su questo banco finalmente sei riuscito a fare rispetto a quelli che usavamo in precedenza, insomma, una nota, oltre chiaramente i pre, insomma tutte queste storie qui che non stiamo nemmeno a dirle. Ma in realtà non trovo, al momento non mi viene in mente nulla di così rivoluzionario, in realtà poi ogni banco, diciamo, ad oggi quasi tutti i banchi fanno quasi tutto, quindi chi per una strada, chi per un'altra, percorrono strade diverse ma arrivano tutte allo stesso punto. Di sicuro questo, come già hai preannunciato, è una console che è molto rinomata per i suoi pre, diciamo che per la gestione dei filtri, per la somma, diciamo che la differenza sostanziale è lì. A livello di gestione delle snapshot è molto simile a tanti altri banchi, il routing è molto simile agli altri banchi, non c'è. Oggi come oggi è difficile trovare la console rivoluzionaria, diciamo, hanno inventato quasi tutto, quindi perlomeno su macchine di questa taglia, insomma, sì. C'è un po' tutto. Missi tendenzialmente su VCA o ti muovi direttamente sui canali? No, in realtà ho messo, appunto, come ho detto prima, pezzo per pezzo, cioè il balance che mi segue sulle snapshot, mi segue il balance dei singoli canali. I VCA li uso magari per seguire dei soli, per seguire appunto magari degli ambienti, dei delay. Diciamo che di base uso solo, sì, qualche riff che è da tirare fuori nel mix e poi rientro, però diciamo i VCA li uso solo per quello scopo. Tutto il resto, diciamo che tendenzialmente nelle snapshot salvato nei valori dei fader, in sostanza. Certo, per esempio apertura e chiusura dei delay, no? Che fai all'impronta, chiaramente live, come la gestisci? Dagli encoder rotativi o ti sei messo qualcosina? No, in realtà mi sono messo appunto qui un fader, cioè i due fader qui vicini, uno appunto che è la mandata e uno che è il ritorno. Ovviamente la mandata, portandola a zero, conserva già il valore che ho impostato, diciamo, nelle prove, nell'estimento, quindi non tutte le mandate sono uguali, anche perché su ogni pezzo c'è un valore diverso, quindi diciamo che portandola a zero è il valore giusto per quel pezzo, però entrambi i valori sono comunque in safe, sia la mandata che il ritorno, però diciamo che lo zero è quello che per me nel pezzo è giusto. Io direi che per ora è tutto, qui dalla nostra postazione di Front of House, in postazione di sala con Enrico Romanelli e Alberto Recchia. Un saluto a tutti e buona serata. Stiamo per cominciare, è arrivato forse anche da mangiare. Questa è la cosa fondamentale, così poi vedremo che se tutto questo che abbiamo detto fino adesso funzionerà questa sera. Intanto andiamo a mangiare prima di tutto. Ce lo siamo meritato. Grazie a tutti, ciao.